Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Renata Tebaldi e la sua grande Elisabetta. Carl Böhm, grandissimo interprete wagneriano e uno dei più alti esecutori dell'opera Tannhäuser, ebbe a dire in più e più occasioni che la più grande interprete del ruolo di Elisabeth, naturalmente in questo caso Elisabetta, perché all'epoca il Wagner si dava assolutamente in italiano, fu proprio Renata Tebaldi. E l'edizione che chiaramente Böhm aveva in mente era quella data nel 1950 al Teatro San Carlo di Napoli, e fortunatamente oggi ancora godibile in un ottimo live che fondamentalmente non può che riconfermare con una evidenza per certi versi sconvolgente la qualità dell'interpretazione di Renata Tebaldi quali Elisabetta. Per certi versi il canto wagneriano, o meglio alcuni personaggi prettamente lirici, si addicevano con straordinaria adeguatezza al canto di Renata Tebaldi. Altrimenti detto, il personaggio di Elsa del Lohengrin, sicuramente il personaggio evidentemente di Elisabetta nel Tannhäuser, non erano altro che due dei grandi possibili personaggi ideali di una carriera wagneriana di Renata Tebaldi. Quale ne è il motivo? La rotondità dell'emissione e un certo tipo di afflato lirico che è una leggenda essere manchevole nel dettato di Wagner. La capacità di Wagner, ed è importante chiarirlo, è il fatto di non seguire nessun tipo di preconcetto nella costruzione di un personaggio, ma di ritrovare nell'essenza, nelle richieste drammatiche del personaggio stesso, la più adeguata impostazione vocale. Laddove quindi noi abbiamo personaggi legati alla fragilità fanciullesca, vediamo evidentemente il caso di Elsa, o della virtù e della castità trasfigurate in figura di immagine divina, diventa naturalmente l'Elisabetta e terreno di lezione perfetto di Renata Tebaldi, la quale con, se volete, una italianità di voce, quindi le caratteristiche di particolare morbidezza, di quella dolce femminilità che era conseguenza proprio di un timbro unico per meraviglia, poteva dare al personaggio, ora di Elsa, ora di Elisabetta, quell'elemento in più. Ma la grandezza dell'Elisabetta va ben oltre. Noi sappiamo quanto in Renata Tebaldi sia presente, per certi versi, la scintilla del divino. Dalla definizione di Toscanini, voce d'angelo, si percepisce comunque sempre una lotta di questo elemento divino che viene a scontrarsi con la seduzione dell'elemento della terrestrità. E in questo quindi si ritrova proprio nella preghiera, per certi versi, la liberazione dal vincolo della carne, ed una carne di cui ha sentito profondamente la colpa, la seduzione e la matrice,
che una volta veramente liberato da questo carco, usiamo questo termine ottocentesco, ma che rende bene, può finalmente librarsi su alti paradisi. Per questo grandissima di grandissima suggestione sono certe figure di per sé lontane apparentemente nell'ambito stilistico e se vogliamo concettuale, ma che invece ritrovano proprio nel senso della natura questa modalità della liberazione dell'anima dalla veste colpevole e pesante del corpo. Tra queste figure, evidentemente, c'è una delle più grandi che è naturalmente la figura della Leonora della Forza del Destino, in cui un primo momento di liberazione è il meraviglioso La Vergine degli Angeli e il trasfigurato finale, lieta poss'io precederti. Dall'altra parte, situazione non dissimile, la possiamo ritrovare per certi versi in Desdemona, in cui non si sente la colpa, ma proprio la sua mancanza di colpa crea quel mistero che non riesce ad essere colto da Otello, su cui Iago costruisce il suo terribile inganno e il suo essere appunto innamorata misteriosamente, inspiegabilmente, di Otello, ne denuncia anche la sua fine. E in questo senso la trasfigurata e meravigliosa Ave Maria dell'Otello. Accanto a questi personaggi troviamo per certi versi la Santuzza che fa invece un processo contrario. Ha vissuto la dannazione, ha vissuto il peccato della carne, in questo molto più vicino a Leonora, e proprio nell'inno, nell'inneggiamo, nell'essere voce isolata, come tanto è l'immagine dell'esclusa, tipicamente verghiana, e ridata con una natura vivacissima nell'evidenza drammatica da Mascagni con il suo assolo dell'inneggiamo, la Tebaldi proprio riproponendo questo suo elemento sacro carnale, realistico per certi versi, per colore e per rotondità delle carni. Io penso sempre, quando ho in mente questi, alle grandi opere di soggetto religioso di ispirazione di Caravaggio, che secondo me è il pittore che più evoca la matrice vocale della Tebaldi. Ritorna quindi l'evasione, la sete di purificazione che sente Santuzza. In questi personaggi, a cui per certi versi si potrebbe anche aggiungere Violetta come angelo caduto e la volontà di redenzione nell'addio del passato, che non a caso è forse la pagina più riuscita di tutto il capolavoro verdiano di Renata Tebaldi, un ruolo sicuramente fondante, se non addirittura il ruolo cardine, è proprio l'Elisabetta del Tannhäuser. Questa parte, infatti, nella disperata preghiera che Elisabetta scioglie al cielo, invocando Maria Vergine, e in cui richiede con la passionalità che le è proprio nella voce, ma che questo elemento sacrale tende a purificare in un momento di catarsi, nella rinuncia della passione della carne e del sacrificio che ella stessa fa della sua vita per rendere possibile la redenzione del dannato Tannhäuser che ha voluto e ceduto alle seduzioni di Venere, in quel punto noi ritroviamo tutti questi aspetti mirabilmente sublimati. Ritroviamo infatti la purezza della voce, che nella sua maestosità diventa in immediato veicolo di quel clima particolare di santità, di colpa e di redenzione, fusi insieme che nella rinuncia alla fisicità corporea ritrova la possibilità di un ritorno al cielo.
Questa voce quindi d'angelo pellegrina sulla terra, grazie all'espiazione, può finalmente ritornare in cielo. Concludo questa presentazione di questa stupenda pagina ricordando che l'edizione, appunto quella del 1950, con i complessi del San Carlo sotto la direzione di Karl Nabuoma e di una Tebaldi veramente strabiliante. E per certi versi anche un'occasione di riascoltare Wagner in italiano come l'ascoltavano i nostri nonni e di comprendere anche come la grande vocalità italiana di cui ne è un esponente preclaro Renata Tebaldi poteva dare un'interpretazione non solo di livello ma di assoluto riferimento di una pagina appunto di un del più grande compositore dei melodrammi per la fusione di musica un drama, come direbbe Wagner stesso, d'Oltralpe. Buon ascolto.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.